Buonasera e bentrovati al TG Giorno, l'informazione dalla provincia di Lucca. Apriamo con la cronaca perché sono stati arrestati due 19enni marocchini considerati responsabili della violenta rapina di un orologio Rolex ai danni di due turisti in pieno centro a Forte dei Marmi, rapina avvenuta lo scorso 4 agosto. A 4 agosto, vedete la notizia in apertura anche sul sito internet di Noi TV. I due giovani sono stati arrestati a Milano dalla polizia di Milano. Si spostavano dal capoluogo lombardo per compiere i furti di orologi di lusso. La coppia di turisti, un uomo olandese di 62 anni e una donna italiana di 59, dopo aver acquistato un orologio di lusso in un negozio del centro del Forte, è stata violentemente aggredita dai due giovani e la donna è stata anche colpita con un pugno. Le immagini che vedete fornite dalla polizia si riferiscono a quello che è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza immediatamente prima l'aggressione. Dalla visione degli impianti di videosorveglianza, i poliziotti hanno scorto i due autori materiali della rapina nelle fasi immediatamente antecedenti in compagnia di due donne con l'evidente funzione di palo. Le due donne sono state identificate per due sorelle di 21 e 30 anni di Pisa, entrambe gravate da precedenti di polizia. I quattro poi sono stati fermati dalla polizia dopo un pedinamento, sono stati fermati nei pressi di Milano, in Lombardia, e i due giovani ritenuti gli autori responsabili della rapina sono stati arrestati, ma vedremo un servizio nelle prossime edizioni del TG Noi. Continuiamo con la cronaca e andiamo a Lucca. Anche in questo caso parliamo di un arresto di un uomo che si era piazzato sotto casa della sua ex e la tormentava, con chiamate, sia lei che il figlio. Ci racconta tutto Silvia Toniolo. Si piazza sotto casa dell'ex compagna, citofona di continuo per chiederle soldi, la chiama al telefono, poi fa lo stesso con il figlio di lei che lo invita ad allontanarsi da casa. Per farlo però sono dovuti intervenire i carabinieri che giunti sul posto hanno arrestato il molestatore, un uomo di 32 anni, disoccupato, originario dello Sri Lanka e residente a Lucca, ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento nei confronti della donna. L'allarme è stato lanciato intorno alle 22 da alcuni vicini che hanno sentito rumori molesti nel cortile di una palazzina nella periferia sud di Lucca. Sul posto i militari hanno identificato l'uomo, risultato destinatario della misura cautelare di allontanamento della casa familiare del divieto di avvicinamento applicata a seguito di maltrattamenti in famiglia, misura ripetutamente violata. Per lui sono scattate immediatamente le manette ai polsi. Questa è la cronaca di oggi, torniamo invece alla giornata di ieri, al Ferragosto, e andiamo a vedere alcune cartoline dalla nostra provincia. Iniziamo da Viareggio, dove la giornata è stata caratterizzata però anche dal maltempo, in particolare da una tempesta di vento. Vediamo. Doveva essere un normale servizio di pattugliamento e controllo in occasione del Ferragosto, ma proprio mentre eravamo imbarcati sulla motovedetta della Guardia Costiera di Viareggio, il meteo è cambiato repentinamente ed è giunto l'allarme per i forti venti che si stavano avvicinando alla costa. I militari si sono quindi posizionati all'imboccatura del porto a vigilare il rientro di tutti i diportisti che avevano deciso di passare in barca il Ferragosto, ma che si sono visti costretti a rientrare quasi subito in banchina. Noi siamo a vigilare all'imboccatura e in ascolto radio continuo per eventualmente intercettare qualche chiamata di soccorso. In pochi attimi il fronte del vento è arrivato sulla spiaggia, creando un'atmosfera irreale, con la visibilità ridotta a zero e il fuggi-fuggi dei bagnanti che abbandonavano precipitosamente gli stabilimenti balneari, mentre gli ambulanti del mercato sono stati costretti a chiudere banchi anzitempo per evitare che la merce volasse via. Una tempesta che ha causato danni in alcuni bagni e tante disdette per le feste di Ferragosto, in molti casi annullate. Il problema, semmai, è un po' il rammarico che avevamo molte persone prenotate per il pranzo di Ferragosto, le quali chiaramente hanno disdetto. Ma c'è sempre chi Ferragosto lo vuole festeggiare comunque, sia con il sole che con la pioggia. Ferragosto è sempre Ferragosto, si salvano anche le tende, stavano volando via e noi siamo stati qua imperterriti, non si scappa.
Giornata decisamente più tranquilla invece sulle Pizzorne, dove tanti residenti in provincia di Lucca, ma anche tanti turisti, hanno deciso di passare la giornata di Ferragosto al fresco. Tavoli apparecchiati, barbecue, plaid colorati sull'erba e perfino tende dove i più giovani e avventurosi hanno trascorso la notte. Una folla incredibile sull'altopiano delle Pizzorne a nord della Piana di Lucca, meta frequentatissima nelle calde domeniche di luglio e agosto e per i più affezionati appuntamento immancabile nel giorno clou dell'estate, Ferragosto. Le temperature roventi di questi giorni hanno spinto le persone a cercare un po' di refrigerio all'ombra degli alberi a poco meno di 1000 metri di altezza. Qui l'aria è sempre fresca o perlomeno respirabile anche nei giorni più difficili. Alla fine il gran caldo non c'è stato, a dire il vero nemmeno il sole. Il cielo sulle Pizzorne era coperto fin dalla mattina e dall'ora di pranzo le nuvole si sono fatte più minacciose. Un cambiamento inaspettato, gli esperti lo avevano annunciato per il weekend e invece la tregua pare essere già iniziata. Famiglie, anziani, comitive di giovani, la tradizione consolidata del Ferragosto sulle Pizzorne ha riunito veramente tutti. È una tradizione, noi siamo tutti gli anni qua. Qui abbiamo un bel clima, ventilato, si sta bene, il mare è troppo caotico. Certo, oggi c'è un po' di confusione anche qui, però ormai si sta bene, Ferragosto. È da stamana alle 6:30 che siamo su, però è una cosa stupenda. Ora abbiamo un bel pollo con peperoni alla romana e penso che la serata si svolga qui. Il dolce? E il dolce abbiamo un bel panettone da favola con mascarpone in seguito. E in Garfagnana turisti da tutto il mondo per visitare la Grotta del Vento. Ferragosto speciale, la Grotta del Vento, che è diventato nel tempo un appuntamento importantissimo per i turisti. C'è stata la vera e propria valorizzazione e ora c'è il boom. Sì, un boom che è cominciato quest'anno un po' in ritardo, però in questi giorni abbiamo un'affluenza che supera nettamente quella degli anni scorsi. Siamo ancora lontani comunque dai numeri di pre-crisi, perché sulla fine del millennio scorso e l'inizio di questo avevamo dei numeri ben superiori. Da dove vengono principalmente i turisti? Quali paesi stranieri? Beh, inizialmente venivano soprattutto da Germania, Olanda, Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Adesso vengono da tutto il mondo. Qui abbiamo, infatti abbiamo le audioguide che diamo al pubblico, sono in 12 lingue diverse, tra i quali c'è l'israeliano, c'è il portoghese, c'è il polacco, insomma, veramente, e avremo bisogno di più lingue ancora. Abbiamo anche il cinese, insomma. E poi c'è una curiosità, si chiama Grotta del Vento perché c'è sempre un movimento di aria. Sì, certo. Il movimento d'aria è dovuto al fatto che la Grotta del Vento ha due imbocchi posti a quote diverse. Questo determina una corrente d'aria dovuta al fatto che la temperatura interna è sempre 10,7 gradi sopra zero, che corrisponde alla media annuale esterna. D'estate l'aria interna, essendo più pesante, scende e provoca il vento uscente. Richiama da sopra aria calda che entrando si raffredda e continua il vento. D'inverno succede il contrario, l'aria interna 10,7 è più calda di quella esterna, quindi è più leggera e sale e quindi provoca un vento entrante, si inverte il vento. E per chiudere torniamo sulla costa per il tradizionale concerto all'alba di Ferragosto a Forte dei Marmi. Paganini, Brahms, Monti, Mascagni e naturalmente tanto Puccini sono solo alcuni degli autori che hanno salutato la levata del sole sul pontile a Forte dei Marmi in occasione del tradizionale concerto all'alba nella mattina di Ferragosto. Il tutto organizzato dal comune di Forte dei Marmi con la collaborazione della Fondazione Villa Bertelli. I protagonisti assoluti sono stati due musicisti che hanno saputo emozionare il foltissimo pubblico, che ogni anno è sempre più numeroso per questo appuntamento. Ormai è una tradizione, il settimo anno, un concerto che richiama sempre più gente. Dovremo inventarci altri spazi, cioè non muovendoci dal pontile ma allargandoci un pochettino. Poi la musica stamani è stata veramente stupenda, un'ora di musica meravigliosa con due grandi artisti, Goretta e Rievich, che veramente impressionano sempre. Tanti gli applausi per i virtuosismi di Yuri Revic al violino e Cesare Goretta al pianoforte, che si sono concessi anche ad un doppio bis.
quest'anno non si è fatto attendere nemmeno il sole, che ha fatto capolino dietro le montagne, illuminando prima il pontile e poi la piazzetta che ospitava il concerto. Al termine, secondo tradizione, colazione dei pescatori a cura dell'Associazione dei Pescatori del Pontile. Salame, mortadella, acciughine, che sono la nostra specialità ormai da tempo, un po' di mortadella e formaggio. Ah, c'è anche un fegatino, me l'ho scordato prima. E siamo pescatori di Forte dei Marmi e delle zone chiaramente qui intorno, che vengono regolarmente a pescare sul pontile. Abbiamo deciso anni fa di fare un'associazione per poter gestire un po' meglio tutta la situazione. Poi collaboriamo col comune in diversi modi, questo è uno delle collaborazioni che facciamo col comune. È tutto, adesso la pubblicità e subito dopo la linea passa allo sport.